Se per caso aveste smarrito del tempo, con ogni probabilità lo ritroverete a Vallebona. In questo luogo, infatti, il tempo si ammorbidisce e tende ad indugiare in serena lentezza. E questa caratteristica è di acquisizione recente, se già in passato qui si sentenziava. Lo dice, tempo le longo, le giornate, i che sono carca e qua massa. Sì. Carca. Alle stupenda. Alle una metafora. Assolutamente, nessun altro essere al mondo può aver pensato a dare senso tutto il tempo, due giornate, carcai qua massa. È una cosa spettacolare. Per meglio far comprendere la predisposizione alla serenità che si respira a Vallebona, un po' più recentemente si è pensato di dare un luogo di meritato riposo anche ai quattro elementi fondamentali dell'antica filosofia greca, l'aria, la terra, l'acqua ed il fuoco. La cultura occidentale, ma in buona compagnia già allora, nacque proprio da questi elementi che per molti secoli regolarono persino la medicina e la salute. Incontrerete questo luogo, divenuto con tali frequentazioni persino un po' magico, proprio dopo aver attraversato le mura del paese fortificato, quando il carruggio centrale si apre in una prima spettacolare piazzetta. Se poi decidete di fare qualche passo in più, potrete raccogliervi nella loggia antica che si apre davanti alla chiesa matrice e qui assaporerete quello speciale gusto che solo la somma armoniosa dei particolari riesce a dare. Usciti dalla loggia, sarete probabilmente colpiti dall'inseguirsi verso l'alto di strutture possenti e tuttavia non vi mancherà mai il respiro per l'alternarsi sapiente dei vuoti e dei pieni, quasi un invito rivolto all'intenso azzurro del cielo a scendere fin qui per trovare esso stesso un momento di sosta, un sorso di riposo e di pace. Se pensate che stia esagerando, vi invito ad entrare nell'oratorio barocco di Vallebona. Dentro sarete come invitati da due statue di santi posti dietro un tavolo altare, in modo che appare del tutto voluto. Vi verrà senza dubbio voglia di prendere una sedia e intavolare con loro un discorso, attorniati da quello che più che un luogo di culto sembra essere il laboratorio in cui si crea l'armonia del paese. Sono comunque anche altre le cose che potete assaporare a Vallebona, dai ravioli serviti nella piazza antistante il borgo, alla marmellata di arancia amari, ascoltandone magari la storia. La cianta così storica, di cui abbiamo già parlato, che è il citron, è la stessa cianta che quando fa un frutto fa l'arancia amara. A tradizione, ha sempre voluto che si fesse l'essenza e l'aiga di citron, ma la marmellata non si fava, ma perché andava tanto zucchero. E una volta il zucchero era ben deluso. E tra di sui si può andare a recuperare che le antiche, ma si può anche creare e fare diventare tra di sui. È proprio in simbolo. Ecco. Già, qui l'aranciamare è quasi venerato. Vallebona è il paese che ne raccoglie i fiori per ottenere l'essenza di questa pianta, facendola divenire un presidio slow food. È la raccolta del fior d'arancio amaro che viene fatta nel mese di maggio. La tradizione si perde un po' nei tempi, parla di 166 anni fa che i nonni avevano iniziato ufficialmente la ditta. Distillando il fiore si ottiene un olio essenziale molto pregiato e molto richiesto dalle case di profumi e di cosmesi. L'olio viene nominato Neroli, poi qui c'è la leggenda della contessa Nerola di Bracciano di Napoli, che lei amava questo profumo e se ne profumava i guanti, e allora da Nerola poi hanno fatto presto a chiamarlo Neroli. Tra fiori di aranci, antiche pietre sommate con maestria e richiamo ad una cultura antichissima, se volete stare in pace con voi stessi, Vallebona è il posto giusto.